Signori, oggi abbiamo delle notizie di calciomercato da commentare. Tre agenti di calciatori del Napoli hanno parlato del futuro, dei loro assistiti e in più abbiamo anche una notizia di mercato fresca fresca da commentare che riguarda un potenziale trasferimento a gennaio. Ah, in tutto questo c'è anche una notizia negativa che arriva dalle nazionali, le bellissime nazionali. Mandiamo però prima la sigla e poi parliamo di tutto. Allora ragazzi, innanzitutto buon martedì a tutti voi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario Darion e oggi parliamo di calciomercato. Cominciamo dalla prima notizia che riguarda tre nostri calciatori. Come ben sapete, in questa pausa non ci sono così tanti argomenti, no? Uno di questi sicuramente è stato il calciomercato. Abbiamo sentito in questa pausa nazionali notizie riguardanti tre nostri calciatori che potenzialmente avrebbero potuto lasciare il Napoli a gennaio. E a chi mi riferisco? Mi riferisco sia a Simeone, a Raspadori e a Folo Russo. Simeone l'abbiamo commentato l'altro giorno, si stava parlando del Torino che voleva prenderlo come sostituto di Zapata. Raspadori c'è sempre questa idea della Juventus e poi si è parlato di Folo Russo alla Lazio, quindi un trasferimento che si sarebbe dovuto fare in estate. Bene, nelle ultime ore gli agenti di questi tre calciatori hanno praticamente smentito qualsiasi trasferimento a gennaio. Tullio Tinti, l'agente di Raspadori, ha parlato a microfoni di tutto il mercato web e ha fatto praticamente capire che Raspadori almeno fino a giugno resterà a Napoli e che quindi non andrà alla Juventus a gennaio. A conferma di questa cosa la frase dove l'agente dice sono tutte cose premature, quindi presumibilmente dovrebbe restare fino a giugno Raspadori. Poi ha parlato Mario Giuffredi, nostro carissimo amico, l'agente di Folo Russo e di tantissimi altri del Napoli, però concentriamoci su Folo Russo, e ha detto delle cose interessanti. Allora, vi ricordate quando a giugno ci fu, vabbè, in estate, ci fu la famosa trattativa con l'Atalanta dopo il rinnovo? Bene, fu tutta una cosa organizzata da Manna e Giuffredi. Lui e Manna avevano portato avanti questo affare senza dire niente né a Folo Russo né a Conte. Bravi! La gente ha detto che quei 15 milioni che arrivavano dall'Atalanta erano troppo golosi, era la fase del mercato dove il Napoli era bloccato, non poteva fare né entrate né uscite, e quindi questi 15 milioni potevano essere molto utili. Il problema è stato che abbiamo fatto tutto io e Manna, senza dirlo né a Folo Russo né a Conte. Poi l'affare è saltato perché si è fatto male a Scamacca e l'investimento poi dell'Atalanta è andato su Retegui, quindi proprio all'insaputa di tutti questo affare. Detto questo, poi Giuffredi ha praticamente detto che Folo Russo quest'anno deve un po' pazientare perché si gioca una volta a settimana, quindi giocheranno sempre titolarissimi a meno che non si faccia male qualcuno, e qualcuno si è fatto male, però ci arriviamo dopo. Però ha detto anche che appunto deve avere pazienza e lavorare per il futuro perché l'anno prossimo si giocherà ogni 3 giorni e troverà più spazio. Quindi Giuffredi addirittura ha mezzo spoilerato il fatto che Folo Russo resterà anche l'anno prossimo e verosimilmente dovrebbe avere un po' più di spazio l'anno prossimo se andiamo in Europa. Ma ok, ricordiamoci sempre che c'è questo particolare che in Europa ci dobbiamo ancora arrivare. E poi ragazzi abbiamo Simeone. Qui in realtà non ha parlato la gente, però abbiamo un tweet di Fabrizio Romano che ha caricato ieri mattina, dove ha detto praticamente che Simeone non ha intenzione di lasciare Napoli a gennaio ed è molto felice con Conte ed è completamente concentrato sulla stagione al Napoli. Quindi questi tre calciatori che sono stati in questa pausa protagonisti di notizie di mercato dovrebbero restare fino a giugno e quindi l'idea, la teoria del non si fa niente a gennaio, almeno in uscita, prende sempre più piede. Però potrebbe esserci qualcosa nel mercato in entrata. E qui andiamo alla notizia che riguarda appunto un calciatore che potrebbe arrivare a gennaio in prestito con diritto di riscatto. Di chi stiamo parlando? Parliamo, ragazzi, di Ben Chilwell, terzino sinistro, 27enne, attualmente di proprietà del Chelsea. Parliamo di un calciatore nato al Milton Keynes, quindi nazionalità inglese, ma anche il passaporto neozelandese, terzino sinistro. Il suo contratto scade nel 2027, attualmente ha un valore di mercato di 22 milioni e in stagione non ha avuto minimamente spazio, soltanto 45 minuti giocati finora
nella Carabao Cup, mentre in campionato non è stato mai convocato da Maresca. Qui vi ho messo un po' la descrizione di questo calciatore. Parliamo di un giocatore dal baricentro basso, agile, grande frequenza di gambe ed è molto veloce sia nel breve che in allungo. A livello difensivo si destreggia con naturalezza, non particolarmente aggressivo in marcatura, ma dotato di un buon senso della posizione e capace di vincere quasi tutti i contrasti nonostante non sia un colosso. Grande corsa e forte personalità, molto bravo nelle sovrapposizioni e poi si alterna bene tra il tagliare dentro il campo oppure andare sul fondo per cercare il cross. Questa bene o male è la spiegazione a grandi linee del calciatore. C'è un problema e secondo me è un grande problema, ovvero l'ingaggio. E ragazzi, Chilwell è il secondo calciatore più pagato del Chelsea. Sì, avete capito bene, 12 milioni lordi ed è secondo soltanto a James che ne prende 15,5. Le cose qui sono due: o il Napoli non lo prende e quindi questa è stata una notizia campata in aria così per avere il titolone di giornata, cosa che io sinceramente non escluderei, altrimenti l'alternativa qual è? È che il Chelsea partecipa al pagamento dello stipendio pagando una bella fetta, ok? Perché parliamo di 12 milioni di euro lordi. E poi l'altra cosa che mi perplime, ragazzi, è un altro terzino sinistro. Cioè, noi ne abbiamo già due. Abbiamo Oliveira, abbiamo Spinazzola e vi ricordo sempre che c'è Malorui fuori lista, quindi tu in teoria ne avresti tre. E a proposito di liste, Ben Chilwell non è un under, quindi dovresti andare a far fuori qualcuno. Chi togli in questo momento? Abbiamo detto prima che Simeone, Floruncio, Raspadori, tutti questi giocatori non si muoveranno e che quindi si prospetta, diciamo, un mercato in uscita abbastanza vuoto. Se tu vuoi prendere Chilwell devi necessariamente vendere qualcuno perché la lista oggi è piena. Quindi io sinceramente non penso che arriverà. Quindi io sinceramente questa notizia la metto nel cassetto e penso che lì la lasceremo. Poi se a gennaio arriva ne parleremo, però non penso che arriverà. Detto questo, ultima notizia e la più bella di tutte, ragazzi: ieri si è fatto male Lobotka. In che senso? Lobotka all'83esimo è dovuto uscire per un problema a un flessore. Oggi ci saranno gli accertamenti e gli esami, però l'idea è che molto probabilmente salterà la trasferta contro l'Empoli. Chi mi segue da tempo sa benissimo che io Lobotka lo amo, letteralmente è uno dei giocatori a cui sono più, diciamo, legato perché mi piace tantissimo. Però vi dico la verità, quest'anno non sono così preoccupato. Se fosse successo l'anno scorso, due anni fa o tre anni fa, quando Lobotka era veramente imprescindibile, lì vi avrei detto: non è possibile, no! Non può essere vero, no! Quest'anno però, vi dico la verità, non sono così preoccupato perché tu quest'anno hai finalmente preso un sostituto, hai preso Gilmour. Da una parte mi dispiace, però dall'altra dico: vedremo all'opera un po' Gilmour, vedremo di che passo è fatto, perché comunque Conte ce l'ha sempre detto, un giocatore importante di alto livello che lui avrebbe voluto far giocare, quindi io la vedo da un punto di vista positivo. Si è fatto male a Botka, speriamo che non sia niente di grave ovviamente, però a questo punto fatemi vedere Gilmour, sono curioso di vederlo, ha la possibilità adesso di mettersi in mostra. E poi ricordiamoci sempre che comunque giochiamo una volta a settimana, non c'è neanche quella preoccupazione, quel patema d'animo per dire giochiamo ogni tre giorni e quindi Gilmour dovrà fare gli straordinari, ok? Quindi io la vedo in una maniera positiva questo infortunio. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti su tutto quello che abbiamo detto in questo video. Lasciate un bel like, mi raccomando, se il video vi è piaciuto. E iscrivetevi che è totalmente gratis. Attivate poi la campanella così rimarrete sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Detto questo, io vi auguro un buon proseguimento di martedì. Noi ci vediamo alla prossima. E sempre e comunque, forza Napoli!